sempre del 2000, numero 392, convertito in legge del 8 febbraio 2001, numero 26, richiamato in vista il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000 sulla proposta di deliberazione. Visto che il verbale si intende approvato senza votazione nel caso in cui non siano fatte osservazioni, così come previsto dall'articolo 47,4 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 46 del 27 settembre 2012, eseguito, delibera di approvare con approva i verbali della seduta consiliare del 11 luglio 2014, previa lettura del numero e dell'oggetto delle deliberazioni adottate del numero 7 e del numero 9.
la liquidazione della spesa, saldo della fattura numero 06/2014 del 23 maggio 2014, per la fornitura di MRV 68,75 di conglomerato bitumoso, come da determinazione del 31/12/2013, registro numero 486 e registro di servizio 186, che con determinazione del servizio 6, 19 giugno 2014, registro generale numero 329, registro di servizio numero 100, ad oggetto affidamento lavori ripristino e sistemazione strade rurali del territorio, impegno di spesa di euro 4.697 a favore della ditta azienda agricola Mario Donnini. L'amministrazione comunale affidava alla ditta azienda agricola Mario Donnini la realizzazione di lavori di ripristino e sistemazione fondo stradale nelle strade rurali presenti sul territorio comunale a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, considerato che tutti gli interventi da essi richiamati si reputano opportuni per le motivazioni di cui in premessa. Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, si interroga il sindaco del comune di Antenne, l'assessore ai lavori pubblici, per sapere quali sono i tratti stradali interessati dai lavori menzionati nelle determinazioni di qui sopra, in quanto nelle stesse non sono specificati. Si pone particolare attenzione alla determinazione del servizio 6 del 13 giugno 2014, registro generale 216 e registro di servizio 95, in quanto la specifica indicazione delle aree di intervento risulta mancante già nella determinazione del 31/12/2013, la numero 486 del registro generale e 186 del registro di servizio, di approvazione del preventivo di spese e di affidamento lavori, e la lacuna non risulta sanata nella determinazione di liquidazione di cui trattasi, considerato altresì l'importo cospicuo dei lavori pari ad euro 24.997,80. Quali sono i criteri seguiti dalle ditte nell'individuazione delle aree stradali ove operare i lavori, ovvero se esiste un piano elaborato sulla base delle priorità di intervento? Quali sono i motivi per i quali nel documento di attestazione di copertura finanziaria allegato alla determinazione del 29 maggio 2014, registro generale numero 283, registro di servizio numero 87, non vi è l'indicazione del fornitore? Qual è la quantità dei materiali per l'esecuzione dei lavori di cui alla determinazione del 19 giugno 2014, registro generale numero 329, registro di servizio numero 100, per cui sono stati impegnati euro 4.697, in quanto nella stessa non sono indicati? Chi si occuperà per conto dell'amministrazione comunale di svolgere le attività di verifica delle opere eseguite? In che modo l'amministrazione procederà ad un riscontro tra quanto affidato e quanto effettivamente realizzato dalle ditte, mancando nelle determinazioni di affidamento lavori un'indicazione chiara e puntuale delle zone nelle quali sono stati effettuati gli interventi? Si chiede l'inserimento dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Una piccola specificazione: noi abbiamo riportato nell'interrogazione, in merito soprattutto al secondo punto, alle determinazioni indicate, la determina di impegno di spesa. Noi qui facciamo riferimento ad una determina di liquidazione, ma l'impegno di spesa è stato fatto dalla precedente amministrazione, facendo riferimento alla determina fatta dal responsabile indicata nella numero 486. In realtà poi abbiamo controllato e il numero è il 750, quindi ho riportato un errore, che non sono mera trascrizione. Per chiarire anche per chi ci ascolta, il senso dell'interrogazione è, al di là della determina di liquidazione, che di fatto è quasi automatica rispetto all'impegno di spesa assunto dall'altra amministrazione, in queste determine si stanziano dei fondi, un totale di 10.000 da parte di questa amministrazione, 24.000 si liquidano, chiudo e poi mi... No, magari siccome ho fatto riferimento insomma molto dettagliato, quindi la questione è, chiediamo la specifica degli interventi, su quale strade si interviene, dato che né a monte, quindi né quanto si impegna la spesa, né quanto si liquida, si capisce dove intervenire sostanzialmente. Risponde l'assessore Serangi Leana. Allora, in merito a questa interrogazione io rispondo quindi per punti, giustamente per punti. Al punto primo, nelle determinazioni richiamate i tratti di strada non sono specificati, perché le determinazioni hanno oggetto interventi di sovrurgenza su un territorio esteso del comune, ovvero avente ad oggetto diverse strade. Quindi si impegna la spesa che può essere utilizzata al fine di intervenire su siti particolarmente dissestati. Questo è avvenuto per le determine testa richiamate. In particolare, la determina 486 del 31 dicembre del 2013, emanata nel periodo amministrato dal commissario, ha avuto ad oggetto l'impegno di spesa e l'affidamento ai sensi dell'articolo 125.8 del decreto legislativo 183 del 2006, ovvero la procedura del cortimo fiduciario.
all'interno del TFSRL per la fornitura della così nomina del conglomerato bituminoso. I lavori afferenti alla determina in questione hanno riguardato gli interventi eseguiti sul manto stradale nei mesi invernali su gran parte del territorio comunale. La determina numero 216 del 13 giugno 2013 è una determina di liquidazione, quindi che ha liquidato la somma a monte impegnata. Punto 2. Gli interventi sul manto stradale sono di solito interventi eseguiti in somma urgenza, quindi mi vedo, su tratti che l'amministrazione reputa dissestati e pericolosi. Il piano viene quindi elaborato, se riguarda un lavoro che può essere preventivato a tratti specifici, ma non urge l'elaborazione se eseguito nell'urgenza e nella contingenza. In ogni caso, i criteri eseguiti dalle ditte ricalcano le indicazioni dell'amministrazione, ovvero il servizio proposto, in base alle segnalazioni dei cittadini o della polizia locale. Indica quindi alla ditta eseguita il servizio proposto, indica alla ditta esecutrice i luoghi di ripristino o di intervento. Punto 3. Nel documento di attestazione di copertura finanziaria non vi deve essere indicazione del fornitore del materiale, giacché non è rilevante chi abbia fornito il materiale, ma la quantità e la qualità del materiale fornito che l'ufficio verifica dai documenti di trasporto esibiti dalla ditta esecutrice. L'ufficio viene a conoscenza del fornitore al momento della consegna dei documenti, al lavoro eseguito e in sede di rendicontazione o di liquidazione dei lavori. Nel documento di attestazione di copertura finanziaria vi deve essere quindi unicamente il nome dell'esecutore. La determina numero 229 del 19 giugno del 2014 ha ad oggetto l'affinamento dei lavori di ripristino e di sistemazione di strade rurali. Quindi prevede l'utilizzo di una pala meccanica con operatore, è un cosiddetto nuovo appalto. Non prevede la fornitura di materiali, quindi non si capisce quale quantità doveva essere indicata. L'esiguo impegno di spesa ha permesso il livellamento delle strade rurali più impraticabili, quali quelle dello Schiavo, dallo Schiavo a posto della Trascosa, Valle San Bruno, gli Occhi, le Visontane, la Venezia, la Rotonda. In inverno, a causa del maltempo, si formano dei posti che vanno livellati per permettere il passaggio del lavoro. Punto 5 e punto 6, siccome è la stessa domanda di ITRE. Le operazioni di verifica sono seguite dal responsabile del servizio numero 6 al momento dell'esecuzione sul posto e in sede di liquidazione della spesa quando si viene a verificare la corrispondenza tra i quantitativi elencati nei documenti e le opere effettivamente eseguite. Quindi diciamo quello sulla liquidazione ci siamo, quello lo sapevamo proprio perché avendo avuto un confronto diciamo orale con il servizio, vale con quello sulla termina di liquidazione, quella da viene quella di 4.000 euro, perfetto. Perché in quel caso c'era stato detto che le strade vengono indicate in un confronto orale, c'era stato detto che le strade vengono indicate nella determina di liquidazione e invece confrontando ci siamo accorti che non sta né nella determina di impegno di spesa né della determina di liquidazione. Io vedo che dal regolamento comunque, anche se i lavori sono in somma urgenza, comunque la somma urgenza va dichiarata da qualche parte e nelle determine non c'è scritto, si parla di cottimo fiduciario e il cottimo fiduciario è una forma di realizzazione in economia di lavori, ma la somma urgenza è una specifica che va dichiarata da qualche parte e quindi in questo caso non essendo dichiarata poi resta il fatto che secondo me è opportuno comunque avere una mappatura. Al di là di quello che attesta la ditta, il comune, l'amministrazione a mio avviso, dovrebbe comunque almeno dare un'indicazione, certificarla e poi successivamente andare a controllare. Perché solo un piccolo riferimento sull'indicazione del fornitore, l'abbiamo sollevato, perché nelle due determine di impegno di spesa, se nella seconda il fornitore è indicato, nella prima il fornitore non è indicato, per cui mi sembra strano. Ma il fornitore del conglomerato bituminoso? Sì, cioè il fornitore diciamo del consideri che nelle tre determine, se in due delle tre determine il fornitore è indicato, nella terza è indicato il fornitore della pala, nella seconda è indicato il fornitore dell'opera, dell'attività e quindi Massimei, quindi chi realizza l'opera per il comune, nella
cosa ci pare chiara è il fatto che nella rendicontazione citate, diciamo, le strade dove e al di là se la procedura è conforme alla norma, è, ovviamente è comprensibile che gli uffici si attengono alle norme, però la nostra raccomandazione è un'altra, cioè quando si danno specialmente le sorgenti ci sia evidenziata, diciamo, la necessità di dove vengono effettuate, con il piano di intervento e quant'altro. Poi l'altra domanda che mi sorge spontanea, ma insomma non so se lei è in grado di rispondere, perché ovviamente è responsabile del servizio, il criterio con cui vengono scelte le ditte per conto pubblico fiduciario, c'è un criterio stabilito dall'amministrazione, precedendo l'attuale, questo non lo so, vedete che c'è un criterio. Poi un'altra curiosità, però la sicura che non risponde, diciamo, alle mie notizie, ma noi un escavatore ce lo dovremmo avere tra i beni del comune, insomma. Il fatto che abbiamo un escavatore di proprietà, il fatto che si affitti un escavatore, anche se con un caldo, come si dice, mi è sembrato un po' anomalo, diciamo. Io penso che in termini come questi di Marta dovremmo un pochino far forza e leva sulle risorse che abbiamo, se questo è vero, grazie all'escavatore del nostro possesso. Grazie. Sindaco. Sì, io buonasera a tutti, sono due considerazioni su questo aspetto di ignoranza, cioè controllazione, perché hanno messo dietro nella piana, nel senso che sul capitolo di bilancio, appena siamo arrivati, per quanto riguarda la manutenzione statale, questa città che ormai ha quasi 10.000 abitanti, io avrò qualche centinaio di chilometri di strade come competenza. Ah, sul capitolo di cui stiamo discutendo, mi pare circa 24.000 euro, non 240.000 euro per la manutenzione, 24.000 euro per una manutenzione che sono diverse, si tratta di tirare buce, diciamo, che è appena, perché buche vanno lavorato delle ore per voraci, in alcuni casi il pericolo di proprietà pubblica. Di questi 24.000 euro abbiamo dovuto spendere circa 3.000 euro per riparare una voragine che si è aperta in occasione dopo un'ottina di giorni che eravamo arrivati, che si è aperta a Macchione, la strada che collega il Bufro alla via Ariano. Quindi per sottolineare il fatto che poi magari lo renderemo più tardi per quanto riguarda tutti i diversi capitoli di bilancio, è un capitolo assolutamente sottodimensionato, che meriterebbe investimenti ben più importanti a fronte del fatto che, malgrado questi lavori, che devo dire, devo riconoscere pubblicamente, sono stati fatti anche con una partecipazione come altri che sono stati coinvolti all'interno di Atena, l'importo credo ci riferiamo a questa interrogazione a 11-12.000 euro, mi pare che sia, no? Importo assolutamente, non dico ridicoli, ma insomma, molto molto striminziti rispetto alle necessità, continua a ricevere lamentele da parte di cittadini che giustamente sottolineano il fatto che in questa frazione, piuttosto che in quell'altra, ci sono buche enormi che noi non abbiamo semplicemente la possibilità di riparare, ma abbiamo la possibilità di intervenire. Siamo riusciti a farlo e riusciremo a farlo, lo dico con estrema chiarezza, o con qualche sponsorizzazione o con qualche ditta di buon cuore che vorrà mettere a disposizione della collettività di Atena la propria manodopera, il proprio scavatore, il proprio mezzo, sulla base di una partecipazione volontaristica. E questa è la situazione che su questo specifico capitolo noi abbiamo oggi, che sconta tagli nel trasferimento dello Stato, ma lo spiegheremo dopo. Però questo della manutenzione stradale è un tema assolutamente delicato e che ci vede un po' con le mani legate rispetto a un'emergenza che è sotto gli occhi di tutti. Questa amministrazione in questi due mesi credo abbia fatto un insormontabile lavoro puntando proprio sul fatto che al di là degli aspetti che giustamente dovrebbero essere rispettati, che la legge prevede, noi possiamo sperare di tamponare questa situazione di emergenza assolutamente emergenziale solo la partecipazione attiva e propositiva e gratuita, diciamo proprio espressamente, da parte di qualche ditta della nostra città che magari riterrà di dover intervenire a darci una mano proprio come comunità.
io poi mi sono fatto in questi 2 mesi tutte le processioni, sono passato anche alle macerie sabato sera, e malgrado lì è stato fatto l'intervento importante, altrettanto mi direbbero di essere ancora fatto, perché sono ancora strade purtroppo, mi direbbero di essere ripristinati. Questo era quello che mi sentivo di dire, sottolineare un fatto che sotto gli occhi di tutti, che però magari aspetta e suscita attese da parte della popolazione, a fronte invece di una situazione di bilancio economico-finanziaria che purtroppo è quella che vedremo anche più tardi. Grazie. Sicuramente anche con le risorse 2014 non penso che ci
tamponare tutte le emergenze che si sono accumulate in questi anni. Si è fatto una mappatura della criticità, ma soprattutto quelle poche risorse siano utilizzate con intelligenza e con parsimonia, specialmente laddove possiamo intervenire in mezzo a noi, in mezzo a noi propri. Se anche a caldo si affittava soltanto, cioè si cercava solo una pista, ci costava meno che la palla della pista. Sì, no, io volevo dire una cosa, sono detto scavatore che mi ha dimenticato di dire prima. Quando siamo arrivati, a parte il fatto, diciamo, del capitolo di bilancio, l'ho già detto, lo scavatore l'avevo da, non so, da 7 o 8 mesi. Quindi quasi, non è risalente probabilmente all'ultima fase della giunta precedente, la gestazione precedente. Per un motivo molto semplice, la situazione è stata soldi per rinnovare la situazione. Per uno scavatore, quello che sta risparmio, in parsimonia, ben volentieri accetto, fermo per una spesa, una cara spesa di 100 euro che devo trovare, questo è un po' di trovare in reperto di bilancio in maniera così estemporanea, no? A fronte del fatto che l'amministrazione, diciamo, di questo modo dovrebbe considerare come una spesa obbligata, quella di mantenere, come dire, in ordine e in funzione i propri mezzi. Quindi noi, anzi, nella prima fase della nostra amministrazione abbiamo proprio potuto utilizzare questo mezzo, che tra l'altro è un trattore, che deve essere una trincia, che sia un escavatore. E lo scavatore, i lavori che sono stati fatti, che secondo me, insomma, stanno portando via rispetto alla somma, perché è legato, ma tutto è importante, rispetto alla esibilità della somma, pure per troppo tempo rispetto a quello che il regolamento stesso prevede per quanto riguarda l'articolo del regolamento, è stato utilizzato dal Ministero voluto per intervenire nella sua urgenza della voragine che si è aperta grazie alle precipitazioni meteoriche. Comunque sia, credo che non vedo le parole dell'opposizione, dovrebbe invece essere apprezzata, diciamo, l'opera degli assessori e degli uffici rispetto a interventi fatti con pochi mezzi, con pochi soldi, a fronte invece di una situazione semplicemente di assoluta emergenza che meriterebbe molti più soldi, molti più operatori, molti più, molti più mezzi anche rispetto a quello che ci possiamo permettere oggi. Tant'è che, mancato tutto quanto questo, queste spese sono state fatte, sono state oggetto di interrogazioni, la situazione è quella che noi conosciamo. Una situazione assolutamente che merita assolutamente interventi ben più radicali e più importanti da questo punto di vista. Proprio sull'escavatore, mentre avete citato, mi ricordavo questo aspetto piuttosto ridicolo che pure abbiamo dovuto affrontare nel giro di pochissimo tempo. Quindi l'assicurazione poi quando la riprende la ripaga qua, cioè, diciamo, vabbè, lasciamo perdere, stendiamo un piede pietoso. Ovviamente, cioè, nessuno sta accusando, non è una disposizione di carattere politico, quindi nessuno sta dicendo che avete un'opportunità di intervenire. Vi abbiamo detto nell'interrogazione che era opportuno intervenire. Quindi non c'è una critica agli assessori o a chi sia perché si è fatto, soltanto che quando si fa si deve fare con diligenza. Noi abbiamo un escavatore che mi hanno assicurato. Abbiamo solo due mezzi per il patrimonio comunale, un trattore e un escavatore. Quindi forse il sindaco, intervenendo su questo, si è confuso con i due mezzi, perché sono letto bene le delibere, quello che è stato assicurato è il trattore, non è l'escavatore. Comunque, finiamola qui. La nostra raccomandazione, visto che ci sono poche risorse, che dobbiamo utilizzare bene, l'invito che facciamo è che si faccia una mappatura della situazione stradale, sia rurale, si diano delle priorità di criticità, perché questo tema ovviamente ci si ripresenterà a
diciamo, di razionalizzazione della spesa e di intervento intelligente. Dopodiché, se si vuole prendere questo per una polemica, insomma, mi sembra abbastanza importante. Posso però la mettere un attimo fine a questa, secondo me, sterile polemica. I mezzi sono due, spiego, trattore ed escavatore, ma tutti e due senza assicurazione. Quindi questo qui, cioè, ci sta additando come se fossimo stati noi la causa di questo, quando il sindaco giustamente diceva che abbiamo ereditato forse da chi oggi sta prendendo l'opposizione in questa situazione. Quindi vedete oggi l'opposizione così animata nei confronti di chi sta facendo qualche cosa, non ritengo tanto, insomma abbastanza, in questi due mesi, trovando una situazione che non sta a me giudicare, non voglio giudicarla io, penso che gli ateniesi, i cittadini nostri qui presenti, penso che ognuno di loro ha un giudizio di quello che è stato trovato e di quello che si sta facendo in questi giorni. Voglio un attimo anche chiarire un pochettino il discorso del trattore, scavatore, perché si sta a fare il gioco delle doppie carte. Quando si dà una somma urgenza è stata fatta soltanto per il recupero, perché se sapete la strada è scoppiata, letteralmente scoppiata, il sabato sera è stata chiamata un'impresa che il sabato sera alle 8 ha messo in sicurezza via del Bacchione, garantendo, perché lì ci passa anche un pullman del Codal che collega Roma passando per il Curubro con Artena, quindi anche per garantire ai cittadini artenesi che comunque devono raggiungere Roma e viceversa, e quella strada non fosse chiusa. Quindi è stato fatto sì che il sabato sera, durante il temporale, fosse stata messa in sicurezza la strada. La somma urgenza qual è stata? È stata quella che lunedì mattina alle 7 l'impresa stava già lì sul posto a fare l'opera di bonifica di quella che era, diciamo così, quella esplosione del manto statale, e a lavorare. Quando si fa una somma urgenza si fa anche una rendicontazione, non è che l'impresa chiede 1000 e gli diamo 1000 ad occhi chiusi. Il tecnico forse ha rendicontato, io voglio prendere anche le parti giustamente ai nostri dipendenti, ha rendicontato quelle che sono state le opere eseguite, quindi ha scritto escavatore ore 5 per tot all'ora, asfalto metri cubi 6, faccio dei numeri, per un tot al metro cubo, avvocato ore 5, cioè ha rendicontato, elencando anche i mezzi e la manodopera che l'impresa ha messo lì per far sì che questo lavoro venisse eseguito. Quindi non vedo questa polemica, non è che noi abbiamo preso in mezzo al noleggio per sistemare strade in economia, non è stato fatto questo. Il mezzo dell'escavatore rientra in quel computo medico dei 2500 euro, non sbaglio, giusto o meno? No, 2500 euro, ma di quella somma urgenza soltanto, perché poi non ci stanno altri incarichi a mezzi dati a freddo o a caldo per fare interventi sulle strade del nostro territorio, perché tutti i lavori successivi a quella data, tra l'altro mi pare che era il 7-8 di giugno, quindi noi ci siamo insediati forse da 5 giorni, non c'è stato neanche il tempo materiale di vedere se i mezzi fossero assicurati, se i dipendenti c'erano per portare il mezzo. Quindi in quell'occasione ci siamo prestati affinché la strada venisse ripristinata nel più breve tempo possibile, e questa è la sua urgenza. Per quanto riguarda poi i lavori successivi, quindi i lavori di asfalto, che c'è il sindaco, è stato abbastanza esaustivo sul suo intervento, i lavori di sfacciatura sia strade, sia rurali sia urbani, sono stati fatti con i nostri operai, sono stati fatti con i nostri dipendenti comunali che si sono rimboccati le maniche. Voglio anche aggiungere che il giorno dopo che ci siamo insediati è stato anche un po' difficoltoso reperire gli operai, perché non ci stavamo, cioè, quindi abbiamo un pochettino così resettato la macchina lavorativa di questa amministrazione e ci siamo messi sul territorio a fare quelle opere che da qualche anno mancavano. Tutto questo qua abbiamo fatto. Credo che con l'intervento di Tarone Loris abbia chiuso. Innanzitutto la parola più volare. Il fatto di chiamare sempre l'opposizione che sta al governo, forse si sbaglia con qualche votante loro, io non, qui nessuno faceva parte della giunta del governo. E poi penso che il vice sindaco è proprio informato su quello che c'è adesso, perché la somma del gruppo, noi non abbiamo la somma urgenza, l'abbiamo solamente citata nelle interrogazioni, noi parliamo proprio di lavori fatti, che lui diceva sono fatti con i vari nostri, sono stati fatti con le ditte esterne. Quindi io penso che il vice sindaco, quello si informa quello che ha fatto il comune, quando si informa allora può parlare, perché secondo me ogni volta che parla c'è sempre qualcosa con il quadro. Mi pare che era l'undicesimo che garantì la maggioranza, quindi voglio dire, se non parlo di un bilancio, è un bilancio. A parte,
bilancio, a parte questo qui, poi te lo dico, viene la problemina dell'amministrazione. Per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno
entro nel termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'articolo 52,2 decreto legislativo 446 del 1997, come integrato dall'articolo 27,8 legge 448 del 2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, rispetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Visto il piano economico finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe tariffarie, ritenuto opportuno applicare per ciascuna tipologia di utenza domestica e non domestica i coefficienti di produttività previsti dal decreto 158-1999, come di seguito specificato. Seguono le utenze domestiche con numeri. Rilevando che le suddette tariffe sono al netto della maggiorazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 504, all'aliquota deliberata dalla provincia, nonché della maggiorazione per i servizi indivisibili, riservata allo Stato pari a euro 0,30 a metro quadro. Visto il decreto legislativo 267 del 2000, visto l'articolo 14 del decreto legislativo 201-2011, visto l'articolo 10 del decreto legislativo 35-2013, delibera di istituire il tributo comunale sui rifiuti con decorrenza dal 1 gennaio 2014, di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI. Dare atto che le tariffe suddette sono nel netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 504, della misura stabilita dalla provincia, nonché della maggiorazione per i servizi indivisibili riservata allo Stato pari a euro 0,30 al metro quadro, di determinare per il solo esercizio 2014 tre rate per il pagamento del tributo scadente: 31 agosto 2014, 31 ottobre 2014 e 31 gennaio 2015, di incaricare il responsabile del servizio del pubblico di trasmettere telematicamente il presente deliberato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52,2 del decreto legislativo 446-1997, di dichiarare il presente atto con votazione separata e unanime immediatamente eseguibile senza riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità. Siamo alla votazione. C'è qualche intervento? Ci dispiace che non ci sia un intervento che ci spieghi il motivo, l'urgenza di portare in approvazione questi delibere, anche quelli anche conseguenti del bilancio, visto che a nostro avviso la legge di quella disponibilità fino al 30 settembre essendo noi insediati da poco, e quindi capisco per tutti, maggioranza e opposizione, avere difficoltà di dimestichezza con tutti questi atti da assumere, capiamo che invece la maggioranza avete deciso di accelerare la cosiddetta sessione di bilancio, che si risolve in un unico incontro, in un'unica seduta. La norma del nostro regolamento parte di sessione proprio perché, essendo materie articolate, quelle che tratteremo da ora in poi, meriterebbe un approfondimento, un confronto, una discussione, un'assunzione di informazioni, anche perché quello che stiamo parlando dei tributi che i nostri concittadini devono pagare per sostenere le attività dell'amministrazione comunale, quindi noi ci saremmo aspettati prima la costituzione delle commissioni, eccetera,
poi ci incontreremo, avete scelto di dare questa accelerazione, non capiamo per quale motivo, ma in riferimento alla delibera che ci sottopone oggi, io devo dire che secondo me è legittima questa delibera, non assunta dal segretario, perché agli atti non abbiamo trovato il piano economico finanziario sul quale poi si fonda la determinazione della TARI, un atto fondamentale per l'istituzione della tariffa. Tra l'altro ce lo ricordo solo la legge di stabilità, l'articolo 1,689 della legge 147 del 2013, che rende obbligatorio questo piano. E poi, recandosi in un comune, non abbiamo visto, in una delibera non c'è scritto visto, io lo vorrei vedere prima di dare il parere, perché non è se il legislatore ha previsto questo piano. Ha previsto perché da lì scaturisce dal piano finanziario tutta quanta la determinazione del costo dei rifiuti e eventualmente la determinazione, perché da lì possiamo fare tutti i ragionamenti per poter verificare se la proposta che viene proposta oggi è coerente, non è coerente, se sono imputati tutti i costi, eccetera. In assenza di questo elemento, che a me non risulta mai approvato, posso anche sbagliare, dal comune di Arterno, un piano finanziario di questo genere, tra l'altro poi però io ritengo che sia fondamentale per i consiglieri, e questo lo chiedo anche ai consiglieri di maggioranza, a non essere superficiali sotto questi aspetti, perché noi oggi state approvando una tariffa che può essere messa in discussione, e quindi nell'assumere questa decisione, sulla quale poi si fonderanno anche le partite di bilancio, c'è una responsabilità diretta e personale, perché il piano finanziario è previsto per legge, tra l'altro previsto per legge, non è agli atti, semplicemente non è agli atti. Cioè, abbiamo chiesto più volte, ci siamo recati come consiglieri anche questa mattina, e l'ho chiesto anche adesso prima di iniziare il consiglio, la signora deve di vedere il fascicolo, non perché la responsabilità ci mancherebbe, di vedere questo piano finanziario, non è agli atti. Vi ricordo che il piano finanziario si compone così, c'è qualcosa che ci deve mandare Gaia, che è la razza ambiente, il suo costo, non c'è, semplicemente non c'è. Quando abbiamo chiesto l'opera della tariffa non c'è stato così, pensate se poco. Dare questo consiglio comunale
quella di Giuliano Pacifica, è fatto con i piedi, fatto con i piedi, non peggio, e non può essere motivo né di ostruzionismo che hanno i consigli di opposizione né di tecnologia. Noi abbiamo fatto un passaggio in centro di commissione da 7 a 5, tra l'altro la legge elettorale è cambiata radicalmente, abbiamo dato occasione di discutere, al di là delle insufficienze del regolamento del Consiglio Comunale, questa occasione è stata assolutamente colta, è stata fatta una disposizione su alcuni articoli del regolamento che proprio lì fanno i piedi sono contraddittori, ed essendo contraddittori vale la legge nazionale, la legge del testo unico sugli enti locali, si è fatta tutta una polemica sulla partecipazione o meno degli assessori dentro il Consiglio Comunale, quindi gli attenti devono sapere che noi spesso discutiamo fuori da questo contesto se gli assessori devono far parte o meno delle commissioni consigliere. Ora noi siamo un consiglio di 16 persone, 5 sono consiglieri comunali, secondo qualcuno è plausibile, secondo qualche altenese è plausibile, è giustificabile che 12 persone dovrebbero coprire 5 commissioni che noi abbiamo fatto con 7 membri in una. Non solo, ma se fosse vero questa impostazione del discorso, gli assessori del Comune di Ardena sono dei cittadini pensati, oltre che sfigati perché per 4 soldi devono sobbarcarsi l'onere e la responsabilità di amministrare una città di 15.000 abitanti, non hanno diritto, nel momento si dice neanche di sedersi dentro le commissioni consigliere, al tavolo della commissione consigliare. Questo è scritto nel comune, deve essere autorizzato a sedersi. Assegni, che è un comune appena confinante, gli assessori sono direttamente presidenti di commissione, cioè l'assessore è direttamente presidente di commissione. Ad Ardena posso neanche accostarsi alla sala. Questo è stato il motivo del rinvio. Allora io ho detto, beh, visto che l'opposizione giustamente fa un discorso rispetto formale della norma, del regolamento, non è una norma, è un regolamento, adesso visto che io ho cercato di fare un discorso di coinvolgimento e di partecipazione e di trasparenza, facciamo così, si cambia radicalmente il regolamento, si cambia radicalmente lo statuto, si discuterà il tempo necessario per fare documenti degni di questo nome, poi si faranno le commissioni e poi si approveranno e si dovranno i presidenti di commissione. Visto che abbiamo un regolamento che effettivamente è inapplicabile, semplicemente inapplicabile, e comunque è soprattutto inservibile per un'amministrazione come la nostra che vuole essere rapida, efficace, rispondere ai problemi dei cittadini, discutere certamente sì, ma senza anestesia, senza demagogia, senza ostruzionismo, senza perdere di tempo. Credo che stiamo parlando della tassa della TARI, ma tutti gli altri, grazie alla stazione, che trasforma oggi il comune, abbiamo già discusso nei precedenti consigli comunali, in un semplice gabelliere. Io quando ho fatto il sindaco 30 anni fa ero molto più favorito rispetto alla possibilità di bilancio che non oggi, la possibilità di investimento che avevo 30 anni fa non ce l'ho oggi. Queste tasse vanno a coprire in percentuale fissata dal governo i servizi che vengono dati, o i servizi che vengono dati. Punto. C'è poco da scegliere, c'è poco da discutere. Di che stiamo parlando? Lo stesso è per il resto. Noi che stiamo approveremo un bilancio, qui non ho manco aperto un capitolo perché l'ho aperto, lo conosco benissimo, perché è un bilancio ingessato. Non c'è nessuna possibilità di elasticità di intervento. Di che stiamo a parlare? Tra l'altro è un bilancio che mostrerà alcune criticità che possono forse essere affrontate il prossimo anno, probabilmente, non lo so, dobbiamo scavare su alcuni capitoli, dei residui attivi e passivi. Così come dopo interverremo in fase di assestamento su un tasso che verrà sicuramente toccato, perché verrà sicuramente toccato, sulla rimodulazione della tassazione, sulla possibilità di sgravio, almeno per alcune famiglie, per alcuni contesti, per alcune situazioni particolari. Oggi, in questo momento, con il poco tempo a disposizione, abbiamo potuto fare altro che recepire quanto ci è stato trasmesso e portarlo all'approvazione. Ma perché? Perché oggi noi andiamo avanti, se non approvassimo il bilancio, in 12esimi, altro che accelerazione. Io su ogni piccolo capitolo, cioè io su 24.000 euro di capitolo delle strade, posso spendere un 12esimo. Non so se ci rendiamo conto di quello che stiamo dicendo. Cioè, posso spendere il sindaco e la giunta si finiscono per 1.200-1.700 euro. Di dire, attore di accelerazione, siamo in estremo ritardo.